Cari amici di Milano 1, come vedete siamo in studio con un nuovo ospite, un amico oserei dire, Nicola Cea, papà di Michele Cea. Poi spiegheremo esatto. Un pochettino e ci racconterai un po' tutta la cosa. Vedete il nostro numero WhatsApp 342-397-2391, quindi se per caso volete mandare qualche messaggio, domanda, sapere qualcosa in più, sapete che c'è il nostro, la nostra via per parlare con noi. Quindi Nicola, intanto benvenuto qua in studio. Grazie a te per l'invito. Figurati. Allora, solitamente la notizia parla di attualità, di informazione, e questa è quello che facciamo nel caso di sabato, che poi non è solo sabato, ma ci racconterai un po' tu. Quindi questo premio Michele Cea, tuo figlio, raccontaci qualcosa. Beh, questo premio nasce dal fatto che noi avevamo un unico figlio che abbiamo perso il 22 luglio 2015 e siccome lui era dipingeva da piccolo addirittura, sempre dipinto, sempre avuto quest'estro che ha preso da mia moglie, non da me, perché io sono un ingegnere, per cui sono molto pragmatico e molto... non ho quest'estro, diciamo così, ha sempre dipinto. Siccome l'abbiamo seguito nell'arco degli anni, quando faceva mostre in giro per l'Italia, alla sua scomparsa, il suo desiderio era quello di aiutare gli altri, i meno fortunati di lui, diceva. Poi non so quanto alla fine sia stato veramente lui tanto fortunato, visto i risultati. Comunque, ci ha lasciato in eredità queste sue opere e, siccome diceva sempre di voler aiutare gli altri, abbiamo pensato di creare una fondazione a nome suo, una fondazione senza scopo di lucro, nessuno paga nulla, non ci sono quote associative, non c'è assolutamente nulla, in cui diamo una mano agli artisti, giovani principalmente, a farsi conoscere, perché abbiamo visto che girando con lui, se non si paga, nessuno ti dà la possibilità di mettere in mostra quanto, ognuno, ogni ragazzo che ha questa passione per l'arte può mostrare sostanzialmente. E quindi da questo nascono anche situazioni personali che sono di diverso genere, che abbiamo vissuto anche, e da ciò è nata l'idea della fondazione proprio per aiutare gli altri. Non potendo più aiutare Michele, diamo una mano agli altri a fare quello che dovevamo fare con il nostro figlio. Certo. Senti, Nicola, qui c'è sabato, quindi c'è una premiazione e un Sì. vernissage, però non ci si ferma solamente a sabato, perché io vedo nel volantino che la data è più lunga, Sì, esatto. quindi... Siamo alla nona edizione del premio Michele Cea, dal titolo Con la luce negli occhi. E sabato 14 settembre alle 18 abbiamo la premiazione dei tre vincitori, sostanzialmente del primo, del secondo e del terzo. Quest'anno hanno partecipato, sono l'unico vincolo che abbiamo per il bando che normalmente esponiamo, rendiamo pubblico, pubblichiamo a febbraio, verso la metà o fine febbraio, fino alla metà di giugno. L'unico vincolo, dicevo, è l'età. Fino a 40 anni, devono aver compiuto i 40 anni entro l'anno in cui si svolge il premio. Poi del resto non ci sono altri vincoli, possono partecipare tutti gli artisti italiani ed europei. Quest'anno hanno partecipato 140 artisti italiani ed anche stranieri. Normalmente c'è una commissione, un collegio scientifico-artistico che ne sceglie 12, e 12 perché Michele è nato il 12 settembre e quindi teniamo vivo questo numero. Di questi, quelli che hanno una valutazione più alta, i primi tre sono i vincitori. E cosa vincono? Il primo quest'anno vince un premio in denaro di 3.500 euro.
due colonne sul mensile arte, la visualizzazione dell'opera vincitrice viene poi esposta sul mensile arte di ottobre, su due colonne, e il secondo vince 1000 euro e il terzo 500 euro. E tutti e tre hanno la visualizzazione sul catalogo di arte moderna dell'anno prossimo. Questo diciamo, vale per tutti e tre ed è tutto gratuito per loro. Poi abbiamo la domenica che abbiamo una presentazione fotografica di un nostro bravo, del nostro fotografo della fondazione, Roberto Biavaschi. Poi avremo martedì, abbiamo la serata con un'associazione Arteca, in cui è un'associazione di periferia che dà la possibilità a giovani di esprimersi nella danza, nella musica, quindi non sappiamo ancora cosa presenteranno questo martedì. Venerdì abbiamo la serata letteraria in cui Annalisa Cantù, la nostra componente del collegio del consiglio di amministrazione, presenta alcuni libri e quindi quattro libri esattamente. E poi sabato c'è la serata con in collaborazione con la Casa delle Artiste per ricordare il centenario della morte di Eleonore Duse. La domenica c'è la chiusura, il finissage, e quindi quest'anno si chiude in questo modo. Questi sono gli eventi della settimana, che siete liberi, l'ingresso è libero, possono partecipare, possono diciamo, venire chiunque, non c'è nessun obbligo. L'indirizzo è in via Alzaia Naviglio Pavese 16 a Milano. Ci si arriva tranquillamente con la metropolitana a Porta Genova, di là poi bisogna attraversare il Naviglio e si arriva tranquillamente. Quindi questo è quello che si svolgerà nella settimana dal 14 al 22 di settembre. Certo, quindi una settimana piena di arte, sì. Che comunque invitiamo i nostri amici che seguono Milano 1 e non solo, andare, venire a partecipare, perché comunque l'arte ha sempre un valore. L'arte educa la vita. Appunto, appunto. Infatti volevo proprio chiederti cosa ne pensi tu dell'arte oggi, che valore ha, che missione. Beh, ma sai, allora, io ripeto, essendo un ingegnere chimico, l'arte con mia moglie l'abbiamo sempre vista nei musei, siamo sempre stati interessati all'arte. Perché ci è sempre piaciuto, perché l'abbiamo studiata, perché è bella vederla veramente ed è bella anche stare lì ad osservarla. Poi dopo la scomparsa di nostro figlio è diventata interessante anche l'arte contemporanea, cosa che in realtà era più sottovalutata, almeno da parte mia, perché non la vedevo, non la capivo, anche quella di mio figlio, che è un'arte concettuale. Inizialmente, quando in casa si metteva o nel box si metteva a fare qualche lavoro, e io gli chiedevo: Michele, ma scusa, ma che stai facendo? E dice: papà, dopo ti spiego, dopo te ne renderai conto. E in effetti è vero, con un minimo di apertura riesci anche a comprendere quei concetti che vengono trasmessi attraverso una tela, attraverso perché lui dipingeva un po' su tutto, su cartone, su vetro, legno, spago, c'è un po' di tutto nelle sue opere. Ed era appunto, era un concettuale sostanzialmente. Quello che esprimeva era la personalità umana sulla tela, quindi tutte le problematiche. C'è un quadro, per esempio, il numero 8, perché ci sono alcuni quadri che sono stati da lui nominati, cioè hanno una sinossi sua e un titolo, perché aveva fatto un primo catalogo e gli avevano imposto di dare dei titoli alle sue opere. Altre opere, la maggior parte, sono senza titolo e gli abbiamo solo messo un numero progressivo e l'anno in cui ci ricordiamo erano state compiute, erano state diciamo generate da lui.
create, prodotte. E la numero 8, per esempio, è una tela in cui ci sono una serie di chiodi che per metà entrano nella tela e per metà escono dalla tela. E sinceramente non la capivo, non riuscivo a capire. E allora gliel'ho chiesto un giorno che eravamo lì, dice: papà, queste sono le parole che diciamo noi agli altri e che feriscono gli altri per metà, e dall'altro lato sono le parole che gli altri dicono a noi e feriscono la nostra personalità. Certo. Quindi poi abbiamo anche un video in cui, siccome ha esposto anche all'Expo 2015 al Museo di Arte e Scienze in via Quintellino, vicino al Pastello Sforzesco, c'è una registrazione che un giornalista gli ha fatto in cui gli ha chiesto proprio di spiegare un quadro che è 2 metri per 2 metri, in cui lui spiega esattamente che cosa sono per lui quei fili, cosa sono per lui quei buchi all'interno della tela, e che quindi vi invito anche eventualmente a venire alla mostra, perché normalmente mettiamo anche su un video questa intervista che lui aveva, che gli era stata fatta durante l'Expo 2015 a Milano. Ancora due cose volevo chiederti. Sì. Allora, sul vostro volantino c'è scritto Premio Michele Cea, nona edizione, ok? Ma c'è anche un'altra scritta che mi ha colpito: con la luce negli occhi. Sì. Cosa vuol dire? Beh, con la luce negli occhi la tenacia, vuol dire la speranza, la voglia di trasmettere, di dare aiuto agli altri in maniera completamente gratuita, in maniera completamente senza nessuno scopo, proprio solo con la voglia di aiutare gli altri. I ragazzi che ne hanno bisogno, perché si parla tanto di aiutare i giovani, ma poi alla fine non vedo questo grande supporto che viene dato ai ragazzi. Per cui, vedi, la nostra fondazione, da questo punto di vista, è una fondazione sui generis, perché svolgiamo un servizio sociale, tante volte dico in sostituzione delle istituzioni. Quando ci sono le presenze delle istituzioni mi dicono, beh no, è proprio a integrazione delle istituzioni. Suppongo che sia come ad integrazione delle società, però noi svolgiamo un servizio sociale e come tale dovrebbe essere considerato anche dalle istituzioni quando ci rivolgiamo a loro per trovare degli spazi disponibili, per avere dei supporti non solo economici ma anche personali, visivi. Cioè essere presenti durante una mostra. Questo è importante perché dà il messaggio ai ragazzi che anche le istituzioni sono vicine, quindi non c'è bisogno di un supporto economico tante volte, anche se ne abbiamo sempre bisogno, anzi vi invito, perché l'unico supporto che abbiamo è il 5 per 1000, per cui se non avete a chi darlo potete benissimo guardare sul nostro sito www.michelecea.com e trovate il nostro codice fiscale per il 5 per 1000. Troverete anche come prima pagina uno di questi libri, che è questo qua, non so se si riesce a vedere. Sì, sì. Bene, questo è il libro che praticamente è una tesi di laurea. Michele nel 2016-2017, non mi ricordo bene, è stato oggetto di studio all'Accademia di Agrigento e uno studente, laureandosi, ha fatto la tesi, che poi praticamente è il vincitore Salvatore Morgante di Favare, che è un amico ed è un componente della nostra fondazione, assieme al suo, laureandosi ha fatto la tesi su Michele. E venendo a casa, perché siamo, ha tirato fuori da un cassetto degli appunti di Michele che sono stati descritti un po' all'interno, sono una cinquantina di pagine, e siccome non erano ben leggibili, un altro componente della fondazione, un professore di filosofia di Cittadella, Cristiano Rocchio,
li ha letti, è riuscito a, diciamo, interpretarli, a tradurli, e sono riportati all'interno. Qui ci sono, c'è la collezione completa di tutti i lavori di Michele, perché un'altra peculiarità che aveva Michele era quella che la maggior parte delle sue opere le dipingeva fronte e retro. E quindi oltre a questo poi abbiamo anche, non ce l'ho qui con me, troverete anche sulla prima pagina un altro libro, ecco il titolo di questo è La mia arte, un grido e basta. Ognuno faccia il verso che vuole. Il titolo viene fuori dalla frase che Michele gli è stato chiesto nell'ultima sua personale che ha fatto a marzo del 2015, dice come descrivi le tue opere? E lui ha risposto con un grido, e ognuno faccia il verso che vuole. E quindi gli abbiamo dato proprio il titolo lo stesso a questa tesi. L'altro libro che invece troverete se andate a visitare il nostro sito web è che cos'è, il titolo è Che cos'è arte oggi? È una traduzione dello scultore degli anni 20 Constantin Brancusi, che era andato in America, e un altro componente del Collegio Scientifico Artistico, Enzo Varricchio, l'ha tradotta in italiano e l'abbiamo pubblicata sempre con la Cairo Mondadori. Allora Nicola, io intanto ti ringrazio per essere stato qua con noi. Ovviamente noi ci vediamo sabato a Spazio Ex Fornace, sì, al Zaia Naviglio Pavese Milano, alle 18 ci sarà questa premiazione Vernissage e noi con la telecamera di Milano 1 saremo in diretta, giusto? Certamente, sì. Ok, quindi se per caso avete voglia di seguire tutto l'evento del sabato, saremo in diretta, così almeno vedrete anche voi. E poi ovviamente l'invito è di venire personalmente sia per la premiazione e anche nei giorni a seguire, come hai detto, perché ci sono tanti appuntamenti settimanali interessanti. Certamente. E molto belli da poter seguire. Io ringrazio te, ringrazio il pubblico che ci ha seguito e spero di poterli conoscere magari durante il corso di questa settimana in via Alzaia Naviglio Pavese 16 a Milano. Perfetto, allora noi ci vediamo lì in via Alzaia Pavese all'ex Fornace sabato e tutti i giorni a venire siete tutti benvenuti. Grazie tante. Grazie, alla prossima. Ciao.